Hi guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi mi trovo da Lucciola nell'Upper West Side e sono in compagnia di Nicolò e Alberto. Sono due bolognesi doc che hanno appena partecipato alla 49esima edizione della Maratona di New York. Oggi parleremo di come partecipare alla Maratona di New York e perché partecipare alla Maratona. Prima di iniziare un po' a raccontare la storia della Maratona, volevo lasciare a loro la parola. Se ci dite chi siete, da dove venite e cosa fate. Nicolò. Mi chiamo Nicolò, appunto vengo da Bologna, mi occupo principalmente di produzione eventi. Ma da 6 anni ormai corro la Maratona di New York tutti gli anni, perché diciamo che sono sempre stato innamorato di questa città, ma dopo la prima volta che ho corso la Maratona nel 2014 con degli amici, da lì ho perso ancora di più la testa per questa città e per questo evento, e da lì ho iniziato a correrla tutti gli anni per le emozioni che, diciamo, mi dà questa gara e questa giornata fantastica. Quindi la maratona può essere un vero e proprio amore? È assolutamente un vero e proprio amore, cioè la maratona di New York può essere un sacco di cose, è assolutamente un vero e proprio amore. Per te lo è diventato? Sì, sì, ma direi che per tutti quelli che la fanno e la finiscono rimane sempre ben piantata nel cuore di tutti quelli che la... E nelle gambe. Che partecipano. Nelle gambe, ma nelle gambe per qualche giorno, nel cuore per sempre, insomma. Alberto. Ciao, io sono di Bologna, vivo a New York da 10 anni, sono un ristoratore, sono trasferito qui a New York con un mio amico e socio. Questa è stata la mia prima maratona di New York, l'ho vista per 9 anni da spettatore e da tifoso. Quest'anno ho avuto la fortuna di correrla, contagiato da Nicolò, che in questi anni ho conosciuto e mi ha sempre sollecitato a farla, e aveva ragione. Molto emozionante, molto bella. Una delle domande che volevo farvi è: come partecipare alla maratona, quali sono i prezzi, consigli e anche come funziona la lotteria per vincere questo pettorale? Per iscriversi alla maratona ci sono principalmente 3 modalità. La prima è se siete dei runner esperti o comunque già non alla vostra prima maratona e avete dei tempi notevoli, insomma, sulle gambe, potete iscrivervi. Basta verificare sul sito del NYRR le quali sono i tempi richiesti a seconda della fascia di età, insomma, di appartenenza, e se avete il tempo richiesto potete iscrivervi autonomamente e pagare il prezzo di iscrizione ufficiale, che è intorno ai $350, di solito 358 se non sbaglio. Altrimenti, per tutti gli altri comuni mortali, le opzioni sono 2. La prima è, esatto, iscriversi alla lottery, perché dato il gran numero di richieste l'NYRR fa sempre una lotteria per attribuire i pettorali a chi lo richiede. La finestra per iscriversi alla lotteria è aperta di solito tra la metà di gennaio e la metà di febbraio. In realtà il prossimo anno, visto il gran numero di richieste previste, sarà aperta per solo 2 settimane, tra il 30 gennaio e il 13 febbraio. Sempre sul sito ufficiale della maratona? Sul sito ufficiale della maratona. L'iscrizione alla lotteria non costa nulla, bisogna ovviamente mettere tutti i dati e lasciare il numero di carta di credito, e qualora si venisse selezionati, di solito i primi di marzo, lo si scopre perché vengono prese dalla carta di credito il costo dell'iscrizione ufficiale, che è di $358. Qualora invece non si venisse selezionati dalle nuove rare o non si vincesse la lotteria, se appunto uno non è residente negli Stati Uniti ma è un cittadino italiano, può iscriversi tramite una delle diverse agenzie viaggi specializzate in viaggi sportivi. Ce ne sono diverse, si trova la lista completa sul sito delle nuove rare sotto la voce International Travel Partners, ITP. Sono 5 o 6 in Italia, e tramite questa agenzia ci si può assicurare, diciamo, un pacchetto che comprende pettorale, volo e hotel. Questi pacchetti ovviamente hanno dei prezzi variabili a seconda ovviamente dell'aeroporto di partenza, le date e dell'albergo, e i prezzi più o meno si aggirano intorno, diciamo, dai, per una settimana di soggiorno a New York, tra i €1.600 e i 2.000 più o meno, insomma, questa è la cifra. Quanto in anticipo consigli di prenotare? Allora, sia se prenoti tramite agenzie in Italia che se prenoti autonomamente. Di solito io faccio sempre prima la lotteria, appena ci sono i risultati della lottery mi muovo subito nel caso con l'agenzia. Visto il crescente numero di richieste anche negli ultimi anni, e visto che magari l'anno prossimo, il 2020, sarà il 50° anniversario della Maratona di New York, quindi ci sono già ora molte richieste, consiglio in realtà di muovermi prima con agenzia e fermare un pettorale, dire guarda, io voglio esserci, eccetera, e magari assicurarsi con l'agenzia che nel caso in cui voi vinciate il pettorale si possa stornare il costo del pettorale, che ovviamente l'agenzia ha ad un prezzo maggiore rispetto a quello ufficiale, quindi comunque si risparmiano €200, €250. Nicolò, visto che le sai tutte, ma te quante maratone hai fatto? Allora, io di New York è stata la mia 6ª.
consecutiva. In generale di maratone ne ho fatte 12, con questa 12. Complimenti. Sì. E dici quello che mi stavi raccontando prima, hai un obiettivo? Sì, perché ho iniziato appunto con la Marathon New York, ma con l'intento di completare quelle che sono le Six World Marathon Majors. Sono appunto le sei maratone, diciamo, più importanti al mondo che fanno parte di questo circuito, sono Berlino e Londra in Europa, Tokyo in Asia, in America appunto sono Boston, Chicago e New York. Ok, quindi te ne manca? Mi manca solo una, sì, ho già fatto Berlino due volte, Tokyo, Chicago e Londra una volta e adesso New York appunto sei volte, e ora mi manca solo Boston che correrò il prossimo aprile, quindi okay, per prendere il medaglione finale. Alberto, tu che hai corso la tua prima maratona a New maratona, York? Prima maratona, 42 chilometri per il mio 42esimo compleanno. Grande! Quindi ho proprio fatto la scelta quest'anno, del segno del destino era questo. Grande. E da cosa sei stato ispirato? Di tenere il lavoro e la vita di New York è molto intensa e faticosa, quindi mi serviva personalmente un piccolo svago per scaricare e tenermi un po' in forma fisica e mentale. Facendo tanti sport negli anni precedenti di trasferirmi a New York, ho deciso di recuperare il tempo perso, diciamo. Grande. E oggi ho partecipato all'applicazione per la maratona di Chicago. Quando è quella di Chicago? Ottobre 2020. Perché decidere di partecipare alla maratona di New York? Perché io in realtà ho deciso la prima volta per così, per gioco, nel senso, una di quelle cose che in realtà poi ho capito che una persona dovrebbe fare la maratona di New York perché è una forse delle esperienze più straordinarie e più emozionanti, delle emozioni più forti che si possono provare nella vita. Cioè lo è per me spettatore, quindi esatto, non immagino, quindi non per voi. In realtà non oso immaginare cosa sia da spettatore perché non l'ho mai vissuta da spettatore, ma tutti quelli che la vedono anche da spettatore dicono che sia, cioè, commovente praticamente. Io vivo da 8 anni a New York, ogni anno vado a vedere la maratona. E questo è il motivo per cui la gente che corre apprezza di più, perché c'è sempre, cioè, i newyorkesi veramente la vivono come sì, la gente che la sta correndo, quindi sì, c'è questa empatia fortissima tra appunto lo spettatore newyorkese e il runner che sta faticando e soffrendo per le strade. Io per celebrare il mio 42esimo compleanno, per celebrare il mio 10° anno a New York, da residente a New York. Quindi un grande anno il 2019. Un grande anno quest'anno è stato, un grandissimo anno. Ma hai organizzato il giorno della maratona che capita sempre la prima domenica di novembre ogni anno. Mi viene subito in mente una domanda: la cosa più emozionante che avete visto durante la maratona può essere un luogo, può essere una persona che vi ha emozionato mentre correvate? Per me durante la maratona ci sono sempre tantissimi momenti in realtà emozionanti, di sicuro persone, mi vengono in mente tutti persone disabili che vengono accompagnate durante la maratona dalle guide, quindi sia i runner non vedenti piuttosto che persone magari senza una gamba, con le stampelle ho visto, in sedia a rotelle accompagnati da magari il padre, la madre. Ci sono delle dinamiche molto toccanti proprio, sì, ed emozionanti durante la gara, ed è proprio innegabile che sia più che di sia 50.000 partecipanti. Hanno comunque stati più di 52.000 i finisher a Central Park. Ognuno a New York ha sempre la propria motivazione, la propria storia da raccontare, certo, e sta correndo la maratona per un motivo, quindi in realtà durante la gara si incontrano veramente molte storie diverse, perché chi ce l'ha scritta sulla maglietta, chi invece ha un cartello, comunque lo si nota, certo, fisicamente che ha qualcosa da raccontare. Quindi la maratona è molto emozionante in tutto l'insieme. Runner che ho avuto davanti in alcuni momenti aveva due protesi, quindi tutte e due le protesi, quindi è stato, cioè, proprio correre in realtà per alcuni metri a fianco a lui era un boato unico di pubblico, perché ovviamente riceveva un'incitazione continua e applausi continui per tutto il percorso. Sì. Allo stesso modo un altro runner che è stato ovviamente uno degli ultimi a finire, ma che ha fatto tutta la maratona con una gamba sola, sulle stampelle. Sì. In quei 42 chilometri veramente c'è un mondo intero e vite intere di emozioni diverse. Cioè, quando hai sentito la stanchezza forte? La stanchezza forte è arrivata più o meno come al solito intorno a tra il 30° e il 35°, perché ti trovavi quindi? Trovavo Bronx. Bronx prima di entrare meno, a Manhattan. Sì, stavo per rientrare a Manhattan su quello che è forse il mio punto preferito alla maratona, al 34°, il ponte che porta dal Bronx ad Harlem, dove c'è sempre questa signora sui 65 anni così, ed è sempre lei puntuale, lei è la detentrice, diciamo, del cartellone Less Than. Lei è l'unica, ogni anno è lì col suo cartello Less Than Bridge,
che ogni tanto lo affida una signora un po' più giovane, che non so se è la figlia o un parente, c'è. È sempre quello. Il cartello c'è. E lei è, se non è lei a tenerlo, lei è tipo un metro più indietro, e se qualcuno fa la foto con la signora, lei dice: no, no, la proprietaria è questa qua. No, ma tutti gli anni è così. Io credito. Mi fermo tutti gli anni a fare la foto con lei, ormai è tradizione da 6 anni, quindi passo a salutarla. E lei, quello è il mio momento preferito, perché so che quando sono lì ormai è fatto. Certo. Cioè, comunque il peggio è passato e mancano veramente i chilometri più emozionanti di tutti. È quindi quasi un finish line. Sì, non sì, è, sì. È diciamo l'inizio dell'emozione dell'arrivo. Dai. Sì. Invece, Alberto, dato che per te era la prima, per me era emozioni, come prima, emozioni e qualche ricordo unico. L'emozione più grande è quando chiamano la propria batteria per entrare sul ponte di Verrazzano e cominciare. Quello sicuramente è una grande emozione. Una cosa molto affascinante durante la gara è vedere che non tutti corrono per fare un tempo, ma la gente corre per un'esperienza, quindi si fermano, fanno le fotografie, chiacchierano, si supportano a vicenda, cioè si godono tutto questo percorso. Mi è rimasto in mente un paio di persone anziane che avevano una pettorina un po' diversa, con scritto a mano quante maratone avevano corso, da 39 in row, cioè 39 consecutive corse, wow. Che è un numero incredibile. Ci arrivo, cioè. Datemi altri 30 anni e ci arrivo. È incredibile. Nicolò è sulla buona strada, però quello sicuro. Più a parte sicuramente delle persone disabili, è molto emozionante e forte, e molto divertente anche vedere il pubblico ti supporta nei momenti difficili anche con delle battute. Mi ricordo certo. Una sul ponte del Bronx, una signora che commentava e diceva: beh, volevate fare i 5 km, vi siete divertiti, 10 vi siete divertiti, guardatevi adesso come siete ridotti al 35esimo chilometro. Per la parte più difficile personalmente è stata l'ingresso di poco dopo l'ingresso di Manhattan, tra l'Upper East Side e Harlem. Lì le mie gambe sono diventate due bacchetti di legno. Wow. Come si svolge la partenza all'arrivo? Beh, innanzitutto ci si sveglia prestissimo. Questa è una cosa che proprio ti spacca le gambe prima ancora di partire, perché la sveglia di solito è puntata intorno alle 4:30, mettiamola così. Per fortuna la prima domenica di novembre di solito casca anche il cambio dell'ora, quindi si dorme un'ora in più. Fa colazione e ci si inizia a dirigere verso uno delle, diciamo, transportation option selezionate, che possono di solito sono o il pullman, i pullman che partono da diverse altezze della Fifth Avenue, o il ferry da Battery Park che ti porta direttamente a Staten Island. I pullman partono tutti tra le 5 e le 5 e 3 quarti, i ferry invece partono un pelo più tardi, 5 e 3 quarti, 6, sì. Fino alle 6 e mezza mi sa che c'è, insomma. Una volta invece arrivati a Verrazzano, a Staten Island, insomma, vengono chiuse le strade alle 7 del mattino, bisogna essere tutti dentro Fort Wordsworth. Non ho mai capito esattamente come si pronunci. Il villaggio esatto, villaggio che è una base partenza. Militare sì. Lì ci sono i tre village, diciamo, i villaggi divisi in colori, perché ci sono tre colori differenti di starting line, ci sono tre aree diverse, sono verde, arancione e blu. Quindi una volta entrati nel villaggio uno deve andare un po' a mettersi vicino a quello che è il suo colore di partenza, e poi c'è da attendere diverse ore a seconda del meteo, al freddo, al gelo, al sole, al freddo, al quest'anno caldo, eravamo vento. Molto quest'anno siete state fortunati. Beh, comunque il freddo era freddo. Molto freddo, però c'era un bel sole. Con che logica venite inseriti nella fascia di partenza? A seconda del tempo dichiarato. Allora, il colore è casuale, nel senso lo decidono, a parte gli atleti semiprofessionisti che hanno la prima wave blu, per tutti gli altri il colore è scelto dall'organizzazione. Okay. Mentre esistono 4 wave di partenza a seconda della velocità che uno ha, okay. Che è basata o sui tempi su altre gare o sulla previsione, perché uno quando si iscrive dice: in quanto tempo dichiari di volerla finire, prevedi di finirla, e tu dici 3 ore, 2 ore, 4 ore, 5 ore, quindi a seconda di quanto dichiari ti mettono nella prima, nella seconda, nella terza o nella quarta wave. Tu, Alberto, cosa hai dichiarato? Io ero nella quarta wave, ero dichiarato 5 ore. Ho aspettato fuori parecchio, sì. Ho iniziato alle 11 e siamo arrivati nel villaggio di partenza alle 7 e
20 di mattina. Però dicevate che comunque c'è intrattenimento. Assolutamente sì. Prima della partenza. Ci sono fotografi, caffè, c'è caffè, i villaggi che ti offrono da mangiare bagels, un sacco di file bagni. File bagni molto. Ci sono posizionati 1600 bagni che aiutano a facilitare la fila, che comunque, Non bastano mai. Grande passatempo, specialmente, esatto, specialmente prima della partenza si creano queste file. Una cosa molto carina che ho notato e che non mi aspettavo di vedere, lo stand di pet therapy. Ci sono questi cani con i volontari che puoi passare un po' di tempo con loro, da carezzarti se sei nervoso, ti vuoi rilassare un pochino, eccetera. E tu, Nicolò, visto che la fai comunque da 7 anni, hai notato delle differenze o delle innovazioni negli anni? La cosa che ho notato, per esempio, il primo anno rispetto ad altre maratone è che a New York sono sempre veramente eccezionali nell'organizzazione, cioè ogni volta non c'è nulla che possa essere fatto meglio, cioè avendo comunque visto molte altre maratone internazionali, a New York sono forse veramente quella meglio organizzata di tutti. Sì. Hanno pensato a qualsiasi cosa e veramente sono impeccabili, meticolosi nell'organizzazione. Quindi dicevate che comunque nel tragitto c'è sempre un sacco di gente che incita, ci sono band, c'è musica, ci sono snack, ci sono punti di ritrovo, vi potete fermare quando volete. Parliamo in due parole del traguardo, dell'arrivo. Come funziona? Sensazioni? I primi 41 chilometri sono innanzitutto una festa, perché per me la maratona di New York, appunto, è la mia preferita in assoluto, ma tengo a ricordare a tutti che per viverla al meglio bisogna viverla sì come una maratona, ma non tanto come una gara, ma come veramente una festa lunga 42 chilometri. Festa, sì. Perché anche tutti, molti miei amici che l'hanno fatta, magari pensando sempre al tempo, ponendosi un obiettivo di tempo molto ambizioso che hanno magari raggiunto, poi mi la finisco e dico: ah, sono contentissimo, ho fatto il tempo che volevo, però mi dispiace non essermela goduta, perché ho visto che c'era una festa più entusiasmante, ma non riuscivo a godermela, non potevo dare il 5 a tutti i bambini, a rallentare per leggere i cartelli o comunque godermela come avrei voluto. Infatti devo rifare. Quindi questa è la sensazione base, quello, il mio consiglio è sempre di godersela, prendersela come divertimento e godersela proprio. Passati i primi 41 chilometri, quindi praticamente quando uno gira su Central Park South, diciamo davanti al cubo della Apple, quella curva lì, sì, davanti sotto al Plaza, e da lì inizia un delirio totale di tifo, persone da tutto il mondo, cioè qualsiasi turista che passi per Manhattan è lì in quel momento e sta tifando per te, sembra veramente che tutti siano lì per tifare per te, e lì ti vengono fuori energie che pensavi di non aver più, ma da un paio d'ore almeno, cioè inizi a correre come non mai, non ti senti quasi fresco, dico quasi, però veramente vai, che è una meraviglia, perché vedi proprio quest'ultimo rettilineo fino a Columbus Circle e capisci che ormai è fatto, c'è il cartello che ti dice che mancano 800 metri, un chilometro, e quindi vieni preso proprio da questa voglia di finire, questa carica. E ti chiedi: ma quanto sono lunghi questi 800 metri? Esatto, perché sono lunghissimi. Non me li ricordavo così lunghi 800 metri, avranno calcolato male con le miglia, sai, quelle robe lì. Invece poi, una volta che si entra a Central Park a Columbus Circle e leggi scritto mile 26, inizia a capire che veramente ormai è fatta, c'è l'ultima discesina e lì è volata, cioè chi ne ha va, sente, certo, la musica, il boato, il tifo. Quindi arrivi, super organizzato anche lì, lì sono micidiali, arrivi, fai il passaggio dalla finish line, ti accolgono, ti danno la medaglia subito con al microfono, subito gente che presenta, gente che arriva, celebra, fanno, tutti ti danno una specie di coperta di plaster per tenerti in calore, perché inizia a essere freddo, ti danno gli snack, ti fanno le foto all'arrivo, tutte le foto in posa, prima ti scortano se vuoi uscire, ritirare le tue cose, eccetera, si parteciperà ancora, si fanno i complimenti. No, ricordiamo che anche nella fase di uscita in realtà ci sono due opzioni fondamentali che non avevo menzionato in fase di iscrizione, che però bisogna selezionare in fase di iscrizione, che è la differenza tra baggage e post-race poncho. Quando vi iscrivete vi viene chiesto, diciamo, se preferite avere il baggage, quindi poter consegnare una vostra borsa con i vostri averi alla partenza e ritrovarla a Central Park, o semplicemente, diciamo, andare alla partenza con già pronti per correre, o con magari qualcosa di vecchio da poter lasciare lì per beneficenza. Super organizzati anche in quello, e in questo caso vi viene dato un braccialetto e subito dopo l'arrivo potete uscire, diciamo prima della consegna delle borse, a sinistra, dove vi viene dato un poncho diciamo logato New York City Marathon, bello caldo col pel dentro, con il quale potete andare a casa belli caldi e orgogliosi della vostra medaglia. Ma allora la facciamo vedere sta medaglia? La medaglia, la prendiamo. Stiamo a prenderla. Eccola qua.
Adesso si vede, sì, quest'anno. A vedere bella, quest'anno bella. È a forma di mela. Oh. Quest'anno, dopo un po' di anni che era sempre uguale, è stata cambiata la grafica. Vabbè, voi non siete presenti, quindi l'applauso lo faccio io, lo potete fare anche voi da casa, grandi. Grazie. Quindi mi sa che tocca anche a me una volta partecipare alla maratona di New York. Assolutamente. Io l'ho sempre consigliato appunto ad Alberto in primis, ho sempre detto che per chiunque viva a New York almeno una volta nella vita appunto la deve fare, per veramente capire e apprezzare sempre di più e capire appieno questa città. Iscrivetevi, provateci. Grandissimi, un applauso di nuovo. E la vera maratoneta, esatto. Eccola qua. Me l'hanno regalate. Grazie. Grazie mille per aver partecipato. Grazie Alberto e grazie Nicolò. Forse grazie, ci vediamo al prossimo anno. Della qua, maratona. Direi che io sarò qua di sicuro. Li aspettiamo a New York. Ma grazie. Anche Alberto, secondo me, la rifà. Dai. Ah, vediamo. Ragazzi, se venite a New York, una cena o un pranzo da lucciola non può mancare. Assolutamente, Upper West Side, 621 Amsterdam Avenue. Grazie, ragazzi. Grazie a te. Che figata sta maratona di New York. Io ogni anno la vado a vedere e non vedo l'ora che arrivi l'anno successivo per vedere quella successiva. Un anno parteciperò anche io, magari con qualcuno di voi. Già Gigi mi ha scritto, uno dei miei follower sostenitori. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi siete maratoneti, se avete mai corso la maratona di New York, cosa ne pensate di questo video. Quindi mi aspetto un sacco di thumbs up, i vostri commenti a riguardo. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss e da New York. Bye guys.